Allora, buongiorno, io mi chiamo Silvia Ginsburg e insegno storia dell'arte moderna all'Università di Roma III. Mi scuso perché leggerò un testo ed è anche un testo che, diciamo, pullula di citazioni. Alcune di queste citazioni io le ho inserite nel PowerPoint, che poi è un PDF alle mie spalle, altre no. Vi si richiede attenzione, d'altra parte, che è un argomento che non si può fare senza i testi, senza le fonti. L'argomento è le scuole pittoriche di Giovanni Battista Gucchi. Nella storia degli studi seicenteschi, il prelato bolognese Giovanni Battista Gucchi è solitamente noto come teorico, precoce sostenitore dell'ideale classico, propugnato poi nel contesto accademico da Giovan Pietro Bellori. Ancorché attestati dalle fonti e ben noti agli studi, i rapporti di Gucchi con gli artisti, l'amicizia con Annibale Carracci e la protezione offerta al giovane domenichino che ospitò in casa propria, nonché la sua profonda conoscenza della pittura del Cinquecento variamente documentata, scivolano di fatto in secondo piano nella generale percezione di fronte al prevalere di un suo ruolo concettuale quale anticipatore dell'elaborazione della dottrina classicista affermatasi nella seconda metà del XVII secolo. In effetti, il lungo frammento del Trattato sulla pittura, da lui redatto tra il primo e il secondo decennio, ma dato alle stampe solo dopo la sua morte nel 1646 dal segretario Giovanni Antonio Massani, venne significativamente ripreso da Giovan Pietro Bellori nel discorso sull'idea pronunciato nel 1664 all'Accademia di San Luca, allora sotto la direzione di Carlo Maratti, e poi nelle Vite che lo stesso Bellori pubblicò nel 1672. Ne è derivata una ricostruzione di Gucchi come protoclassicista, letto tutto dal punto di vista di Bellori, che ha di fatto lasciato nell'ombra l'aspetto più strettamente legato alla cultura figurativa del suo tempo e con maggiori conseguenze sulla storia dell'arte dei secoli successivi, che è anche quello che più ci interessa qui nell'ambito di questo seminario, ovvero l'adozione dello schema delle scuole pittoriche nella ricostruzione della storia della pittura del Cinquecento che egli propone nel trattato. Il contesto in cui fu identificato il frammento di Gucchi spiega in parte le ragioni del prevalere di questa interpretazione e merita dunque di riconsiderarlo molto brevemente. Fu Dennis Mount, negli anni 30 del Novecento, a riconoscere dietro gli pseudonimi i testi di Gucchi e del suo segretario nel libro dal titolo Le diverse figure al numero di 80, disegnate di penna nell'ore di ricreazione da Annibale Carracci. Vi mostro nella slide. A destra il frontespizio, a sinistra il disegno di Alessandro Algardi, preparatorio del medesimo. In questo volumetto le incisioni del francese Simon Guillain dai disegni di Annibale delle cosiddette arti per via o arti di Bologna, hanno poi avuto questa denominazione, erano accompagnate da un lungo stralcio del discorso di Gucchi relativo ad Annibale, pittore del bello, esemplificato nel testo dagli affreschi della Galleria Farnese, e da un contributo dello stesso Massani su Annibale, pittore dell'uguale e del brutto, illustrato rispettivamente dall'esempio delle arti di Bologna, tornerò su questo, su questa slide fra un momento, e da una descrizione dei ritrattini carichi, che fa di questo scritto di Massani una delle fonti maggiori sulla caricatura a date così precoci. Mostro qui il solo disegno a sinistra, il solo disegno sicuro di Annibale, oggi apparentemente pervenutoci tra quelli che gli eseguì dei mestieri per la via, e uno dei rarissimi casi di caricature su carta che gli viene ascritto oggi unanimemente. Di fatto queste caricature dovevano essere molto numerose, ma anche eseguite evidentemente davvero, come racconta Malvasia, in occasioni molto feriali e benché noi sappiamo dalle fonti che hanno avuto una vicenda collezionistica importante, di fatto di caricature attribuite con certezza ad Annibale, non ce n'è quasi. Ma nel considerare la caricatura nella produzione di Annibale Carracci andranno senz'altro inclusi gli stupefacenti, straordinari mascheroni che si intravedono sul bordo del cornicione della Galleria Farnese, a dimostrazione del fatto che anche una volta giunto a Roma, egli non abbandonò affatto il genere basso.
e anzi, come è stato rilevato da Rudolf Witkower, la presenza in uno dei fogli di studio per la progettazione degli affreschi della Galleria Farnese, a destra nella slide, di uno schizzo per la figura del brandatore da vino, lo schizzo lo vedete in basso a sinistra, che era appunto incluso nelle arti di Bologna, spinge a credere che quella serie fosse stata concepita a Roma. Riproducendo integralmente il testo nei suoi Studies on 600 Art and Theory del 1947, Mahon presentava Gucchi quale precedente di Bellori nella teorizzazione dell'idea e artefice della radicale trasformazione occorsa nel percorso stilistico di Guercino, che secondo lo studioso anglosassone, durante il soggiorno a Roma dal 1621 al 1623, sarebbe stato spinto appunto da Gucchi, allora segretario dei brevi del Papa Gregorio XV Ludovisi, ad abbandonare il naturalismo e la pittura di macchia della giovinezza a favore del modo di dipingere, tanto più controllato e quasi congelato, delle composizioni rarefatte della maturità. A spingere un conoscitore come Mahon a questa lettura così estranea ad intrinseci fatti formali erano allora i suoi rapporti con il Warburg & Courtauld Institute, editore del resto del suo libro, il peso degli studi di Panofsky sull'idea, il rapporto con Nikolaus Pevsner, precoce fautore di una storia sociale dell'arte che ambiva a spiegare i salti di stile con spinte di natura extrastilistica. Sono episodi lontani, ma a tutt'oggi tende a prevalere un profilo di Agucchi come teoreta, artefice di una dottrina di stampo accademico. È certo, tuttavia, che egli fu un conoscitore finissimo. A provarlo, oltre a Trattato, gli altri scritti sulla pittura che ci sono pervenuti di lui, come la descrizione della Venere dormiente pubblicata da Bellori e da Malvasia, o quella descrizione di Venezia che ho ritrovato tanti anni fa fra le sue carte, nella quale elogia, cito, Tiziano, Tintoretto, Bassano e altri valentuomini, fine citazione, i mosaici di San Marco, la porta della carta, il gattamelata di Donatello. Attestano inoltre la sua profonda conoscenza della pittura, oltre alla corrispondenza con l'amico bolognese Bartolomeo Duccini, committente di Ludovico, la fisionomia della raccolta di dipinti di Pietro Aldobrandini, registrata nell'inventario del 1603, che conta tante presenze delle diverse scuole pittoriche regionali da far supporre una scelta programmatica del tutto coerente con le idee di Giovanni Battista Gucchi, come ipotizzai molto tempo fa, confermata dal suo ruolo, a mio modo di vedere indiscutibile, nella redazione dell'inventario dell'Aldobrandini del 1603. Questo registra attribuzioni di grande intelligenza, ma per quei capricciosi andamenti che talvolta prendono gli studi, di recente gli è stato senza ragione sottratto in favore del fratello Girolamo. Più vecchio di Giovanni Battista di 15 anni, Girolamo era maggiordomo del cardinale Aldobrandini, Giovanni Battista Gucchi lo diventa successivamente, e dunque diventa segretario successivamente. Dunque ovviamente era Girolamo che ne firmava le carte, come l'inventario in questione, che è firmato da Girolamo Gucchi, provvedendo ai pagamenti per suo conto e talvolta all'acquisto di dipinti, come quello a Bologna dagli Ercolani, dell'Olime Tangere di Correggio, sui quali si dichiara tuttavia egli stesso Girolamo non competente, richiesto di formulare un'offerta per l'acquisto di un quadro ascritto a Tiziano in possesso di una suora, Girolamo così si schermisce, cito da una lettera pubblicata. Sa benissimo vostra signoria che io non son pittore, né so dare giudizio di opere tale, ma che sono entrato a raccontarle tutto questo per fare opera pia. Parole che non credo il suo fratello minore avrebbe detto mai, neanche costretto. Decidere che il conoscitore sia stato Girolamo e non Giovanni Battista, che pure è passato alla storia per la sua intelligenza della pittura, mi pare sinceramente poco sensato. E d'altra parte, a intenderlo in questo modo, ci si potrebbe chiedere legittimamente se un seminario dedicato alla cultura e alla pratica della connoisseurship del Seicento debba prendere le mosse proprio da qui. La prospettiva cambia se invece di considerare Agucchi solo come precursore di Bellori, ci si appresta a intenderlo, quale pure fu, come precursore di Luigi Lanzi, che appunto come tale lo riconosceva, citandolo nella prefazione alla scuola pittorica, e per questa via si tenti di rileggerlo nel contesto che gli fu proprio e che il suo testo dichiara, ovvero la cerchia dei Carracci e di Annibale in particolare, di cui Giovanni Battista Gucchi fu il maggior sostenitore, amico e il maggior critico. A questo fine bisogna ripartire dal passo del Trattato in cui Agucchi considerava la mappa della pittura del secolo che aveva appena alle spalle. Cito, lo potete leggere, scritto piccolo, le altre sono scritte un po' più grandi.
e per dividere la pittura dei tempi nostri in quella guisa che fecero li soprannominati antichi, si può affermare che la scuola romana, della quale sono stati i primi Raffaello e Michelangelo, ha seguitata la bellezza delle statue e si è avvicinata all'artificio degli antichi. Ma i pittori veneziani e della Marca Trivigiana, il cui capo è Tiziano, hanno piuttosto imitata la bellezza della natura che si ha innanzi agli occhi. Antonio da Correggio, il primo dei Lombardi, è stato imitatore della natura quasi maggiore, perché l'ha seguitata in un modo tenero, facile e ugualmente nobile, e si è fatta la sua maniera per sé. I toscani sono stati autori di una maniera diversa dalle già dette, perché ha del minuto alquanto e del diligente, e discuopre assai l'artificio. Tengono il primo luogo Leonardo da Vinci e Andrea del Sarto tra fiorentini, perché Michelangelo, quanto alla maniera, non si mostrò troppo fiorentino, e Meccarino e Baldassarre tra sanesi. Possonsi dunque costituire quattro spezie di pittura in Italia: la romana, la veneziana, la lombarda e la toscana. Fuori d'Italia Alberto Duro formò la scuola sua ed è meritevole della lode che al mondo è nota, e la Germania e la Fiandra e la Francia hanno avuto molti altri valorosi artefici che hanno avuto fama e nominanza. Viene qui applicato al presente lo schema già adottato da Plinio nella Naturalis Historia, che scandiva lo sviluppo della pittura antica in scuola asiatica, elladica e romana, e all'interno della elladica nella ulteriore divisione in scuola sicionica e scuola attica. Il riferimento a Plinio, ancorché implicito, è indubitabile, confermato fra l'altro da una fonte coeva sostanzialmente, che è la pittura trionfante di Giulio Cesare dei Gigli, che ho visto lì esposta, è un raro, mi rallegro. E dalla stessa fonte pliniana deriva la concisa definizione dei caratteri maggiori di ciascuna scuola, con una breve descrizione del profilo stilistico dei suoi maggiori rappresentanti, che Agucchi adatta qui al contesto dell'Italia della prima metà del Cinquecento. Egli tuttavia non era il primo a desumere da Plinio questa formula per applicarla all'arte del proprio tempo. Il modello storiografico di una storia dell'arte concepita per aree geografico-stilistiche, nella quale non fossero indicate puntualmente opere né dati sugli artisti, ma solo i loro nomi e pochi significativi termini quali equivalenti rappresentativi del loro stile, era stato già ripreso in un'esplicita emulazione del precedente pliniano, per fare gli esempi maggiori, da Cristoforo Landino nel passo sui pittori e gli scultori fiorentini del commento alla Divina Commedia del 1481, reso celebre dagli studi di Michael Baxandall, e a distanza di pochi decenni da Paolo Giovio nell'ultima parte del breve medaglione dedicato a Raffaello, redatto assieme a quelli di Leonardo e di Michelangelo al principio degli anni venti del Cinquecento, nel quale lo storico Comasco forniva succinte indicazioni per indicare le caratteristiche di stile degli artisti che elencava con la loro provenienza geografica. Non ho la slide, ma cito a titolo di esempio le righe bellissime su Sebastiano del Piombo, cito, ma è in coda dunque al testo, breve, brevissimo testo dedicato a Raffaello, ma nel ritratto, Sebastiano il soggetto, supera senza confronto tutti gli altri il Veneto Sebastiano, che si è anche distinto in modo straordinario nell'avvivare le pitture con una meravigliosa leggerezza del tratto, velandole poi con un gradevole trapasso di colori. Fine citazione. Seguono il Veneto Tiziano, il Mantovano Costa, il Vercellese Sodoma, il Dosso Ferrarese, il passo, i medaglioni si leggono nel latino in cui furono scritti e nella traduzione, nell'edizione degli scritti d'arte del Cinquecento di Paolo Barocchi. È possibile che Agucchi avesse noti entrambi questi precedenti, non solo il primo a stampa, ma anche il secondo, a quelle date ancora manoscritto. Ora non vi tengo sulle ragioni per cui c'è motivo di presumere che lui effettivamente, Agucchi, sia entrato in rapporto in particolare col cardinale Tolomeo Gallio da una parte, che era lo zio di Marco Gallio, che era diventato quello che viveva nella villa già di Giovio sul lago di Como, e inoltre Agucchi era in rapporto con Federico Borromeo, che proprio in quegli anni stava acquisendo le copie di ciò che era rimasto della collezione gioviana, quindi il nipote di Paolo Giovio, Paolo Giovio il Giovane, che molto plausibilmente conservò i manoscritti dello zio, poteva aver reso note i contenuti di essi ad alcuni dei suoi interlocutori.
Dunque è possibile che a Gucchi avesse noti entrambi questi precedenti, i quali avevano tutti e due ragioni per conoscere bene il testo pliniano: Landino per averlo tradotto, Giovio per il rapporto privilegiato che sempre intrattenne con la figura dello storico antico. Ma a indirizzare a Gucchi a quel recupero dovette essere una spinta più legata al suo presente. Come indica il testo del trattato, a muoverlo fu piuttosto il potente motore antivasariano e antimanierista che cementava in un unico progetto comune la sua riflessione e la ricerca stilistica dei Carracci. È la clamorosa, schiacciante novità costituita dalle vite di Vasari, soprattutto nella seconda e più frequentata edizione giuntina che prendeva dentro tanta parte d'Italia, a spingere a Gucchi a cercare in un modello antico una risposta da adattare al presente. Se egli fu tra i primissimi a formularla è perché fu così intrinseco alla cerchia dei Carracci. Spetta infatti a costoro di avere formulato in pittura, con una sperimentazione linguistica di un'ampiezza senza precedenti, la prima radicale risposta al modello toscano-centrico e tardo-manierista di Vasari. Sono i Carracci a guidare con la loro ricerca le scelte storiografiche e critiche di Gucchi, in un movimento che li vede accomunati dalla spinta contro il manierismo e il toscano-centrismo di Vasari e dunque, di conseguenza, come vedremo, in un'adesione allo schema delle scuole pittoriche di matrice pliniana, inteso come alternativa al sistema biografico vasariano. L'attacco al manierismo nelle pagine del trattato di Gucchi è esplicito. Il passo è molto noto per essere una delle prime voci che motivano la critica con argomenti che avranno lunghissimo corso, leggo. Da poi che fiorirono i capi delle scuole o maniere soprandette del secolo nostro e tutti gli altri che con buon gusto e sapere di imitar quelli si studiarono, avvenne poi alla pittura di declinare in modo da quel colmo vera pervenuta, che se non sarebbe caduta di nuovo nelle tenebre oscure della barbarie di prima, si rendeva almeno in modo alterata e corrotta e smarrita la vera via, che si perdeva quasi affatto il conoscimento del buono. E sorgevano nuove e diverse maniere, lontane dal vero e dal verisimile, e più appoggiate all'apparenza che alla sostanza, contentandosi gli artefici di pascer gli occhi del popolo con la vaghezza dei colori e con gli addobbi delle vestimenta, e valendosi di cose di là e di qua levate, con povertà di contorni e di rado bene insieme congiunte. L'assoluta consentaneità di intenti e di posizioni tra i Carracci e Gucchi si esprime dunque nella comune rivendicazione del ritorno al vero e al verosimile, l'obiettivo maggiore da sempre riconosciuto degli incamminati. Ma essa investe anche l'altro polo della ricerca stilistica carraccesca, ovvero la studiosa imitazione dei principali artisti italiani della prima metà del Cinquecento. Al fine di combattere il predominio dell'asse tosco-romano e l'ultima stagione della maniera, i Carracci non solo si avvalsero del ricorso costante alla pratica dello studio dal naturale, ma anche, con un doppio movimento di cui non deve sfuggire la portata, si dedicarono alla programmatica ripresa e alla ricombinazione in uno stile nuovo dei modelli della pittura che avevano preceduto l'imporsi, già a partire dagli anni 40 del Cinquecento e poi sempre più nella seconda metà del secolo, di una meccanica reiterazione dei modelli, primo fra tutti il Giudizio di Michelangelo. Di questa scelta di attingere agli esempi dei maggiori rappresentanti delle maggiori scuole della prima metà del Cinquecento, che con declinazioni e tempi diversi connota i percorsi di tutti e tre i cugini, furono consapevoli i contemporanei, come documenta già una delle fonti più antiche relative ai Carracci, l'orazione funebre per Agostino, composta da Lucio Faberio nel 1603, cito, «Il fine del nostro Carracci, Agostino, era di cumulare insieme la perfezione di molti» e più avanti, cito ancora, «nell'opere che di lui sono rimaste si vede chiaramente la fierezza e sicurezza di Michelangelo, la morbidezza e delicatezza di Tiziano, la grazia e maestà di Raffaello, la vaghezza e facilità del Correggio». Su questo aspetto insiste particolarmente in più punti della sua opera Carlo Cesare Malvasia nella Felsina Pittrice, pubblicata a Bologna nel 1678. Nel suo racconto è Ludovico a inaugurare tale programma, seguito da Agostino e poi da Annibale. Lo riprenderà in questa idea del primato di Ludovico Girolamo Tiraboschi, che nel terzo tomo della sua Storia della letteratura italiana, dato alle stampe nel 1796, scrive, cito, Lodovico fu il fondatore della nuova scuola, che fu detta perciò carraccesca e che si prefisse di unire insieme le diverse bellezze e i diversi pregi dei più eccellenti pittori e di formare così un nuovo genere di pittura che fosse da tutti gli altri diverso. È naturalmente importante per Lanzi, ma su questo.
Nella ricostruzione di Malvasia, Ludovico è il primo a far proprio questo progetto, ma è anche il primo a lasciarselo alle spalle, proprio nel momento in cui Annibale invece vi aderisce in maniera definitiva. È una deparificazione che corrisponde di fatto a quella che si imporrà tra la iperconcentrazione localistica sulla sola Bologna di Ludovico, a cui Malvasia è particolarmente affezionato, e la dimensione universale della ricerca stilistica compiuta da Annibale a Roma, che Agucchi definì come l'intento di combinare disegno romano e colorito lombardo, che verrà sposata da Bellori e nei confronti della quale viceversa in più occasioni Malvasia si mostra restio. Questo eccezionale interesse nei confronti delle diverse varianti di stile dovette significare, stando alle fonti, una produzione di imitazioni dei maestri di primo Cinquecento da parte dei Carracci, di cui, sebbene non mi sembra si siano trovati fino ad oggi effettivi riscontri nelle opere, bisogna tenere conto, cioè da aver paura a dire una cosa del genere, perché adesso pioveranno le copie dei maestri di primo Cinquecento. Almeno come evocazione, nella riflessione sugli artisti conoscitori, che è tra i temi in esame di questo seminario. Il dato ricorre nella letteratura, nella celebrazione di Annibale da parte di Agucchi, cito, e quanto a limitare Tiziano il Correggio, arrivò egli tant'oltre che i migliori conoscitori dell'arte riputavano le opere di lui essere di mano di quei medesimi maestri, nelle indicazioni fornite in proposito da Malvasia, nell'aneddoto bellissimo narrato da Boschini, che lo stesso Malvasia riporta, nel quale il cardinal Farnese a Roma, per beffare i presunti conoscitori e pittori, scrive Boschini, prelati, pittori e dilettanti, che a Roma dileggiavano Annibale e Agostino, li invita all'apertura di casse misteriose che contengono appunto imitazioni di mano dei Carracci, che invece loro, i conoscitori presunti, scambiano per opere di Parmigianino e Correggio. Della ricerca poliregionale che Ludovico avviò e non perseguì e che Agostino intraprese precocemente, soprattutto sul fronte delle incisioni, mostro alcune delle maggiori, più importanti incisioni di Agostino dai maestri di primo Cinquecento, Correggio, Tiziano, Veronese, Barocci, sono a titolo esemplificativo, Annibale divenne il maggiore e più celebrato interprete nella Galleria Farnese, il grande testo antimanierista in cui la combinazione di accenti delle maggiori scuole pittoriche della prima metà del secolo, letta attraverso la lente del naturalismo correggesco, giunge a compimento, come ben sapeva Agucchi, secondo il quale, una volta nell'urbe, i Carracci stabilirono, qui non leggo tutto il passo, solo lo leggete voi se volete, solo una frasetta, col disegno finissimo di Roma unire la bellezza del colorito lombardo, lo tolgo subito, ovvero congiungere insieme la finezza del disegno della scuola romana con la vaghezza di colorito di quelle di Lombardia, anche qui il passo è più lungo. Il giudizio è precocemente ripreso nelle considerazioni sulla pittura di Giulio Mancini, che Annibale lo conosceva bene, lo curò dal male degli ultimi anni e che in più aspetti mostra tangenze con la posizione di Agucchi sulle quali bisognerebbe ragionare, oltre all'adozione del termine del concetto di scuola nel duplice significato di cerchia di allievi di scuola locale. Su questo segnalo, perché magari è un libro che la mia generazione ha letto, ma magari adesso si legge meno, che è un libro di Ferdinando Bologna che si chiama La coscienza storica dell'arte in Italia, e c'è un capitolo che è il sesto, dedicato alle scuole pittoriche, che è secondo me la cosa più intelligente in assoluto scritta su questo argomento che si possa leggere in qualunque lingua che io abbia letto. Cito dunque da Mancini, questa scuola dei Carracci ha per proprio l'intelligenza dell'arte con grazia ed espressione d'affetto, proprietà e composizione di storia, avendo congiunto insieme la maniera di Raffaello con quella di Lombardia, perché vede il naturale, lo possiede, ne piglia il buono, lascia il cattivo, lo migliora e con lume naturale gli dà il colore e l'ombra con le movenze. Grazie. Che la Galleria Farnese fosse il culmine di quella ricerca lo vide bene Luigi Lanzi, che così commenta quegli affreschi, cito: tutto il resto ancora spira greca eleganza, raffaellesca grazia, imitazioni non pure del suo Tibaldi ma del buon Arroti ancora, e quanto di Gaio e di Forte avevano aggiunto alla pittura i Veneti e i Lombardi. Questa fu la prima opera ove, come in una Pandora, tutti i geni delle scuole italiane unissero i loro doni. Mostro qui alcuni confronti che illustrano la gamma di riferimenti a cui Annibale e Agostino attinsero in quegli affreschi, passando al vaglio della verifica sul vero l'eredità della più scelta tradizione figurativa italiana, il Correggio della Camera di San Paolo,
vista probabilmente grazie ad Agostino in un soggiorno di Annibale a Parma, che potrebbe cadere a ridosso dell'esecuzione degli affreschi farnesiani, il Tiziano dei Baccanali, condotti da Ferrara a Roma da Pietro Aldobrandini nel 1598 e forse studiati da Annibale proprio in quell'occasione, nella loro originaria collocazione nel camerino di Alfonso d'Este, il Raffaello della Farnesina, da cui Agostino prese spunto nella Galleria Farnese, il committente naturalmente aveva a cuore questo legame con il monumento di Rimpetto dall'altra parte del Tevere, il Perino del disegno per uno degli ovati della Cassetta Farnese, il Tibaldi del soffitto di Palazzo Poggi, il Michelangelo della volta della Sistina, così importante per la galleria come aveva capito Bellori, e infine l'Antico, studiato a Roma e soprattutto nella collezione farnesiana. E questo è l'Ercole Farnese, e riportato in vita dallo studio sul vero. Nei secoli successivi, questa spinta alla combinazione delle diverse maniere che contraddistinguevano le aree geografico-stilistiche maggiori dell'Italia del primo Cinquecento verrà definita con un giudizio negativo l'eclettismo dei Carracci e le implicazioni che questo giudizio venne a rivestire in età romantica e post-romantica in nome della celebrazione del genio individuale hanno pesato fino all'altro ieri sulla rivalutazione dell'opera dei tre pittori e dei loro allievi e pesano ancora oggi, a mio giudizio, nella ricostruzione cronologica dello sviluppo di Annibale. È però in questa scelta multiregionale che si innestano il fortissimo motore antimanierista che muove la ricerca dei Carracci e l'attacco al toscano centrismo di Vasari, documentati entrambi dalle postille apposte da Annibale al terzo tomo dell'edizione Giuntina delle Vite in corrispondenza delle biografie dei pittori veneziani. Che Annibale sia stato, certo nel dialogo stretto con Giovanni Battista Gucchi, lettore attentissimo dell'opera vasariana, conta molto qui. A chi avesse voluto intenderle, le stesse pagine della Giuntina potevano infatti suggerire un antidoto alle involuzioni della tarda maniera. E come stanno mettendo in evidenza i nuovi studi su Vasari, non c'è in questo alcun paradosso. I rischi di una passiva ripresa delle invenzioni dispiegate da Michelangelo nel giudizio erano stati aspramente sottolineati dall'Aretino stesso nell'inserto sulle molte maniere di Raffaello che compare nella versione giuntina della biografia dell'artista. A Raffaello, che Vasari elogia perché consapevole dei rischi che avrebbe comportato per il suo sviluppo stilistico il concentrarsi soltanto sull'imitazione di Michelangelo, aveva scelto di farsi ottimo universale, sono contrapposti con giudizio negativo, cito, i molti artefici dell'età nostra che per aver voluto seguitare lo studio solamente delle cose di Michelangelo non hanno imitato lui né potuto aggiungere a tanta perfezione, salto, e ne hanno tratto soltanto, cito ancora, una maniera molto dura, tutta piena di difficoltà, senza vaghezza, senza colorito e povera di invenzione, laddove avrebbero potuto, cercando d'essere universali ed imitare altre parti, essere stati a se stessi e tal mondo di giovamento. Qui credo Vasari facesse riferimento a quegli artisti della sua generazione che si erano dati a una ripresa pedissequa del giudizio, per lui rappresentati soprattutto in quel momento da Battista Franco. La sua critica e la soluzione da lui raccomandata, consistente nella scelta universale di Raffaello, potevano ben indicare ai lettori di una generazione successiva la strada per combattere i rischi del declino della tarda maniera. A quel modello universale che l'Aretino opponeva a un'imitazione meccanica e appunto di maniera, l'espressione di Vasari riferita a Perugino, si ispirarono i Carracci nella battaglia contro il predominio dell'asse tosco-romano. Anche la scelta storiografica di Agucchi, in così piena sintonia con quella compiuta dai pittori, era frutto della fortuna della Giuntina. Al principio del Seicento il precedente di Plinio evocava infatti, non nel solo Agucchi, l'alternativa geografico-stilistica al modello biografico e cronologico delle vite di Vasari. Ed è contro Vasari che Agucchi deve aver scelto di recuperare quel filone di matrice pliniana. A suggerirglielo in una pagina della Giuntina era appunto l'evocazione di quell'esempio antico compiuta nel racconto vasariano da Paolo Giovio nel corso della conversazione svoltasi in Palazzo Farnese al cospetto del cardinale Alessandro, secondo il racconto di Vasari appunto, e della cerchia dei letterati umanisti a lui legati, da cui l'Aretino fa nascere il progetto delle vite. All'invito fattogli dal cardinale di dedicarsi a scrivere una storia dell'arte, lo storico Giovio avrebbe risposto in una significativa inversione di ruoli che doveva essere piuttosto l'artista Vasari a compiere quell'impresa, dal momento che conosceva la materia dall'interno e avrebbe dunque potuto compiere, cito,
una ordinata notizia di tutti detti artefici e delle opere loro secondo l'ordine dei tempi, fine citazione, introducendo dunque la trama fitta dei dati e delle date, laddove lui Giovio avrebbe potuto fare, cito, il più un trattatetto simile a quello di Plinio, ovvero un breve sunto dei tratti distintivi dello stile dei maggiori capiscuola, come infatti sono i medaglioni di Giovio degli artisti che ci sono pervenuti. Nato come risposta al modello biografico di Vasari nel medesimo moto antifiorentino, antimanierista e antivasariano che investe la ricerca stilistica dei Carracci, il sistema geografico stilistico che Agucchi ha ripreso da Plinio e da Giovio imprime una direzione a tutto il secolo, arrivando poi, come abbiamo visto, a raggiungere l'Anzi. Le voci maggiori della letteratura artistica del Seicento sono quelle che danno forma a una storiografia locale, a partire dal primo caso ancora cinquecentesco e coevo alla creazione dell'Accademia degli Incamminati, della Cremona fedelissima città di Antonio Campi, significativamente illustrata dalle incisioni di Agostino, e poi a seguire la geografia d'Italia, Marco Boschini a Venezia, Carlo Cesare Malvasia a Bologna, Filippo Baldinucci a Firenze e a Roma Giovan Pietro Bellori, le cui vite mi pare si debbano appunto intendere, in diretta linea con Agucchi, come una celebrazione della scuola romana. In questo elenco dovrebbe figurare Sebastiano Resta per la scuola lombarda, se egli avesse portato a compimento l'impresa che aveva originariamente progettato. Ma di Resta parleranno domani Maria Rosa Pizzoni e in conclusione dei nostri lavori Angelo Mazza. Qui è solo a dire che è stato probabilmente Resta, che a Roma tramite Bellori deve avere conosciuto il trattato di Agucchi, a compiere in anticipo di quasi un secolo su Luigi Lanzi il grande innesto sul sistema governato dai criteri della geografia e dello stile delle scuole, della sequenza biografica e cronologica propria della ricostruzione. Il diffondersi di questo modello storiografico si accompagnò nel XVII secolo ad una nuova sfida per i conoscitori. Dal momento che, come aveva ben visto Agucchi, si poteva essere fiorentini ma fare parte della scuola romana, come il Buonarroti, perché Michelangelo quanto alla maniera non si mostrò troppo fiorentino, l'appartenenza di un artista a una determinata scuola veniva ad essere l'esito di un'analisi stilistica ancora più raffinata di quella, pur raffinatissima, che aveva guidato Vasari nella distribuzione degli artisti nelle tre età in cui erano state scandite le vite, scritte seguendo l'ordine delle maniere. Conseguentemente, l'adozione del criterio delle scuole artistiche locali per raccontare la storia dell'arte che si impose lungo il Seicento implicò l'affinarsi di una sensibilità per il lessico atto a descrivere i valori dello stile che, fatta eccezione di nuovo per Vasari, nel secolo precedente difficilmente raggiunge pari finezza. Si tratta di un argomento, a mio modo di vedere, importantissimo, su cui spero che potremo tornare grazie ai nuovi dati che verranno dai contributi che ascolteremo in questi giorni. Grazie. Scusate.